Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Era proprio un dente dal latte quello trovato la scorsa settimana nel piatto servito ad una studentessa nella scuola media Bartolini di Vaiano. Gli accurati esami dell'ASL Toscana Centro hanno confermato quanto è stato ipotizzato sin dal primo momento. Il corpo estraneo trovato nel piatto di Piselli è un dente posteriore che i ragazzi perdono tra i 9 e gli 11 anni. Allo stato delle indagini sembra da escludere quindi una contaminazione a livello di centro di cottura. Le ipotesi in campo restano la caduta accidentale ad uno dei ragazzi, lo scherzo o il tentativo di sabotaggio. Se si fosse trattato di un atto intenzionale da parte di un adulto, il fatto può dare luogo a notizia di reato per procurato allarme. Spostiamoci nel comune di Carmignano, particolare a Comeana, per il vasto incendio che questa mattina all'alba ha colpito l'Ecoambiente, azienda che si occupa di rifiuti speciali. Vasto incendio che ha fatto preoccupare anche per la densa nube che si è alzata subito in zona, ma al momento tutto sembra sotto controllo. Sentiamo. Un violento incendio è divampato all'alba di stamani all'interno dei capannoni della Ecoambiente, la ditta di Comeana specializzata nel recupero e nello smaltimento di rifiuti industriali. Le fiamme si sono alzate poco prima delle 6:30 quando è stato dato l'allarme. Sul posto in via Guido Rossa sono subito intervenuti i vigili del fuoco con tutte le squadre del comando di Prato e del distaccamento di Montemurlo. Sono poi arrivati rinforzi da Pistoia e da Firenze. L'incendio è stato spento attorno alle 8:30, ma le operazioni di bonifica e di smassamento sono proseguite per il resto della mattina. I vigili del fuoco hanno attivato tutti gli enti e sul posto sono sopraggiunti i tecnici di ARPAT per effettuare i primi rilevamenti. Non ci sono feriti anche perché quando l'incendio è partito non era ancora presente in ditta alcun operaio. Una volta spente le fiamme sono iniziati gli accertamenti per capire cosa abbia innescato il rogo. Non sono stati adottati provvedimenti di sequestro. Il titolare Filippo Mazzei minimizza e parla di autocombustione degli scarti tessili. È stato un principio di incendio probabilmente per autocombustione. In una zona dell'impianto di stoccaggio, è stato immediatamente circoscritto, sono partiti tutti i sistemi di contenimento, rilevatori di fumo, evacuatori, termocamere e quant'altro, per cui diciamo, l'incendio è stato assolutamente contenuto, i danni sono molto limitati. A preoccupare gli abitati di Poggio a Caiano e della stessa Comeana che si trovano vicino a quest'area industriale, la densa nube nera che si è sprigionata dall'incendio. Accertamenti sono in corso, per il titolare le sostanze non sono pericolose. I rifiuti tessili bruciano ma non rilasciano questa tipologia di materiali, di inquinanti, è principalmente tessile, non è solo tessile, c'è del cantiere, tutti i rifiuti non pericolosi noi lavoriamo. L'incendio approderà anche sui banchi del Parlamento. La deputata pratese Erika Mazzetti, parlamentare e coordinatrice provinciale di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, dato che appena 3 mesi fa si era verificato un caso analogo proprio all'Ecoambiente. Non vogliamo, afferma Mazzetti, che si ripetano fatti o situazioni che siano dannosi per la vita del settore rifiuti, come è accaduto in altre parti d'Italia, o che si creino comunque stati di allarmismo a livello locale. Dovranno tornare nella disponibilità del titolare del Compro Oro di via Borgioli le centinaia di gioielli e preziosi sequestrati dalla polizia in un'attività al macrolotto 0 lo scorso 4 luglio perché sospettati di essere di provenienza illecita. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame accogliendo nel pomeriggio di oggi il ricorso presentato dagli avvocati Ivan Esposito e Alessio Bracali per conto del titolare dell'attività. La decisione è arrivata proprio quando la questura aveva annunciato un nuovo giro di appuntamenti per visionare gli oggetti da parte dei cittadini che hanno subito furti nei mesi scorsi. Già ad agosto erano state dedicate alcune mattine per mostrare la merce composta da collanine, spille, orecchini, anelli, bracciali, orologi, complessivamente quasi un chilo d'oro e più di mezzo chilo di argento. Il nuovo ciclo di appuntamenti era fissato ogni martedì e giovedì mattina fino al 31 ottobre, ma quindi per il momento è tutto fermo. E ora occupiamoci di una morte sul lavoro che è avvenuta nel 2013 nella ditta ABC in via Galcianese, un operaio schiacciato da un macchinario. Ebbene, oggi il Tribunale di Prato ha condannato il titolare della ditta, ma anche i costruttori dello stesso macchinario. Sentiamo.
Non solo il titolare della ditta, la ABC di Via Galcianese, anche il costruttore del macchinario che il 3 giugno del 2013 schiacciò uccidendolo, Marco Bertocci, operaio di 52 anni, sono stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo dal Tribunale di Prato. Oggi il giudice Francesca Scarlatti ha letto il dispositivo della sentenza. Il titolare della ditta di semilavorati in lamiera, Luigi Catalano, è stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa, mentre i fratelli Federico e Stefano Raimondi di Bologna, costruttori della punzonatrice, a 10 mesi sempre pena sospesa. Il PM Lorenzo Gestri aveva chiesto pene lievemente più pesanti, 1 anno e 6 mesi per Catalano e 1 anno per i fratelli Raimondi. Assolto invece Domenico Lucidi, tecnico installatore, per l'impossibilità di dimostrare che le modifiche apportate al macchinario nello spostamento dello stesso da un luogo all'altro della ditta siano tra le cause dello schiacciamento mortale dell'operaio. I 3 condannati dovranno risarcire danni ai 4 familiari di Bertocci che si sono costituiti parte civile. La somma dovrà essere stabilita in separata sede, ma intanto il giudice ha assegnato una provvisionale immediatamente eseguibile di 140.000 euro. La novità assoluta per Prato è la condanna dei costruttori della punzonatrice. Secondo l'accusa, il difetto di progettazione e la mancata applicazione della cosiddetta direttiva macchinario sono stati determinanti per la morte dell'operaio, perché altrimenti non si sarebbe trovato in quel punto, tra il piano di lavoro e il carro mobile di trascinamento della lamiera. Tesi evidentemente sposata dal giudice Scarlatti. Il titolare della ditta è invece accusato di aver messo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura non conforme ai requisiti di sicurezza. La concessionaria 4M Group S.P.A. per i marchi Ford e Fiat chiude i battenti e manda a casa 13 dipendenti tra amministrativi e addetti all'officina, per i quali è stata attivata la procedura di licenziamento. Avanzata anche la richiesta del concordato preventivo che è stato presentato all'inizio di agosto al Tribunale di Prato. La società detiene circa il 60% della 4M Automobili S.r.l. che invece ha i marchi Volvo e Mazda e dà lavoro a una decina di persone. Su questo versante non ci sarebbero problemi tali da far pensare al peggio. Entrambe le società fanno capo alla famiglia Marchi. La sede, come è noto per i pratesi, si trova in Via dei Palli. I Fridays for Future arrivano anche a Prato. Venerdì ci sarà sciopero per il clima e con tanto di corteo in centro. Sentiamo Alessandra Grati. Anche Prato, per la prima volta, sciopera per il clima, aderendo così alla manifestazione del Fridays for Future. L'appuntamento è per venerdì 27 settembre alle 9 in piazza Santa Maria delle Carceri, mentre il corteo per le vie del centro partirà alle 10 e non impatterà sulla viabilità visto che si snoderà all'interno dell'area pedonale, con partenza e arrivo in piazza delle Carceri. Qui sarà anche possibile firmare per inserire nella Costituzione la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e l'equità intergenerazionale. Per coerenza e rispetto nei confronti della causa per la quale manifestano, gli organizzatori hanno deciso di proibire la distribuzione di volantini e adesivi. Bandite anche le bandiere di partito. L'impianto stereo, che necessita di un generatore, sarà invece sostituito dalla street band della scuola media Mazzoni. Alle 18.30 i ragazzi si ritroveranno nuovamente in piazza Santa Maria delle Carceri per la biciclettata per le vie del centro con il Critical Mass. Giovedì 26 settembre il Consiglio Comunale voterà il documento di dichiarazione d'emergenza climatica presentato al sindaco Matteo Biffoni dai giovani del Fridays for Future Prato e al centro di una mozione del gruppo di maggioranza della Commissione Urbanistica e Ambientale e di alcuni consiglieri. Il Duomo di Prato domani riaprirà le sue porte, ma soltanto negli orari delle celebrazioni liturgiche. Non è possibile dunque visitare gli affreschi di Filippo Lippi. Lo ha deciso in via precauzionale la parrocchia della cattedrale in accordo con la curia. Ieri mattina 2 fulmini in rapida successione hanno colpito il campanile mandando in tilt l'impianto elettrico della chiesa e quello del Museo dell'Opera del Duomo. Le verifiche agli impianti, ma soprattutto alla struttura dell'antico complesso, stanno procedendo in modo spedito, ma ancora non è possibile una completa riapertura della cattedrale. Solo giovedì dovrebbe tornare tutto alla normalità. Seconda edizione di Moda in Scena e stavolta è protagonista Santa Lucia. Alessandra Grati. I negozi di vicinato di Santa Lucia, il Cavalciotto e la Gualchiera, sabato 28 settembre diventeranno il set fotografico dell'iniziativa
Moda in scena, protagonista Santa Lucia, organizzato da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Prato. Abbiamo fatto questa esperienza a Galciana nella primavera estate di quest'anno. Ci siamo trovati molto bene, anche i nostri commercianti sono rimasti molto soddisfatti e abbiamo pensato di ripetere diciamo, l'esperienza su Santa Lucia. Abbiamo trovato un gruppo nutrito di commercianti che ha aderito all'iniziativa, siamo molto soddisfatti di questo e pensiamo venga una cosa molto carina e molto interessante, sicché per quella andiamo avanti, diciamo, su queste iniziative che per noi sono eventi che cercano di rivitalizzare quelle che sono le nostre periferie. L'edizione settembrina è stata estesa anche ai negozi alimentari e ai ristoranti. Gli esercizi commerciali a partire dalle 8.30 accoglieranno fotografi e modelle, poi gli scatti compariranno in un book e saranno postati sui social. E a dicembre saranno esposti insieme a quelli realizzati a Galciana in una mostra alla Sala Ovale della provincia. La prossima settimana saremo a Santa Lucia, una frazione che ha un'identità importante per la città di Prato e il Comune di Prato nelle proprie linee di indirizzo e nelle azioni in generale dal punto di vista dell'urbanistica ma anche dal punto di vista del commercio ha come obiettivo quello di stare accanto ai commercianti e ai cittadini delle nostre frazioni che sono un centro fondamentale per la qualità della vita e per il benessere nella nostra città. C'è un'ultima notizia, Francesco Querci è il nuovo presidente dell'Interporto Toscana Centrale, succede a Ivano Menchetti e guiderà la società pubblico-privata per i prossimi 3 anni. Il noto avvocato pratese, presidente del Consorzio Santa Trinita, è stato indicato dal Comune di Prato, che è socio di maggioranza dell'ente, partecipato anche dalla Regione Toscana. Ex consigliere provinciale UDC, recentemente entrato nell'orbita del centro-sinistra, appoggiando la candidatura di Matteo Biffoni dall'esterno attraverso la lista civica che portava il nome del primo cittadino e che è riuscita a eleggere 4 consiglieri, tra cui Giacomo Sbolgi, considerato vicino proprio a Querci. Rimasto fuori dalla giunta, Querci ottiene ora la guida di una delle partecipate più importanti e strategiche per Prato e la sua economia. E con questa notizia ci salutiamo, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata.